A 5 giorni da ricovero in ospedale, si trova ancora in rianimazione al Bufalini Cesena, tenuta in coma farmacologico, la 57enne che mercoledì scorso è stata colpita da un albero crollatole addosso in pineta a Milano Marittima. Alla donna, che vive a Cesena, è stata operata l'amputazione parziale della gamba. La 57enne stava passeggiando tranquillamente insieme al suo cane quando è stata sorpresa dal violento temporale che si è abbattuto sul litorale Ravennate, facendo peraltro danni consistenti. Ed è rimasta schiacciata sotto un pino. Momenti di grande concitazione in uno scenario di devastazione e la paura che comprensibilmente è scesa sul volto della donna. Un ragazzo poco distante aveva notato la scena dando subito l'allarme. Sul posto si erano precipitati i vigili del fuoco, di Cervi e il 118 con ambulanze, automedica. L'atteggiamento protettivo del cane verso la padrona aveva tra l'altro reso più difficili le prime fasi dell'intervento. Dopo circa un'ora e mezzo sul posto era arrivato il marito della 57enne che si trovava fuori per lavoro e aveva portato via l'animale. La donna era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, riportando un trauma toracico causato dall'impatto contro il tronco che le è caduto addosso nella pineta, ma anche numerose lesioni alle braccia perché distinto le usate per proteggersi dall'albero che le è caduto addosso. Qualche giorno fa i medici sono stati costretti al delicato intervento e le hanno amputato parzialmente una gamba. Le sue condizioni rimangono gravi e la prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita. E dal 10 luglio la 57enne si trova in coma farmacologico. Si tratta dell'unica persona rimasta ferita gravemente nella tromba d'aria che ha colpito Milano Marittima 5 giorni fa. Altre 7 persone hanno riportato lesioni, ma tutte molto lievi.